Allora ragazzi, un saluto a tutti innanzitutto. Allora, in questo video vi farò vedere un po' vari metodi su come gestire la vostra smart home. Ce ne sono svariati, ormai chiunque possedesse una smart home, ovvero una casa domotizzata, sa come gestirla al meglio. Ci sono vari metodi sia quando state in casa e sia quando state fuori casa e possiamo gestirla con vari metodi. Ma negli ultimi giorni ne ho scoperto uno che alcuni di voi troveranno molto interessante. Quindi ci vediamo subito dopo la sigla. Ah, ragazzi, ho dovuto cambiare nuovamente la sigla, sono ritornato alla sigla precedente perché ho notato che quella sigla che avevo messo nel video precedente la teneva già un altro canale YouTube, ovvero Sadditech. Quindi ho dovuto rimuoverla e metto nuovamente la sigla precedente. Quindi sigla. Allora, partiamo da uno dei primi metodi quando siamo in casa, ovvero il comando vocale, indipendentemente che sia un Google Home o un dispositivo Echo di Amazon. Non faccio il nome perché altrimenti mi si attivano tutti e indipendentemente da loro possiamo accedere con i controlli vocali e controllare qualsiasi dispositivo installato nella nostra smart home, che sia una lampada da scrivania, che siano delle lampadine installate nelle varie stanze, a finire alle prese smart. Quindi, dando dei comandi specifici, azioni specifiche, noi attraverso la nostra voce riusciamo a comandare singolarmente ogni dispositivo. Ma non solo questo, possiamo anche dare un comando là dove ci sta anche una routine. Quindi attraverso il nostro controllo vocale possiamo gestire la nostra smart home. Ma la smart home la possiamo gestire anche dal computer, ve ne ho parlato in un video precedente. L'applicazione è direttamente dell'assistente vocale Amazon sul computer. E da lì possiamo avere accesso a tutte le funzionalità, proprio come se fosse un Echo Show. Quindi accendere e spegnere luci, prese smart, accedere alle videocamere, quindi possiamo fare un po' di tutto. E poi, se abbiamo un microfono collegato al computer, possiamo fare in modo che il nostro computer in quel momento diventi un vero e proprio Echo Show. Ovviamente, quando noi facciamo queste installazioni del genere nelle nostre case e nel momento in cui la casa da una semplice casa diventa una smart home, la possiamo comandare anche dal nostro smartphone. Comandare, più che altro gestire dal nostro smartphone, e possiamo gestire ovviamente ogni singolo dispositivo e fare quello che vogliamo, gestire anche le routine, automatizzare tutto e quant'altro, al di fuori di quelle tante applicazioni che servono per installare i dispositivi dei vari produttori. Ma di recente, ragazzi, ne ho scoperto uno che secondo me a qualcuno di voi farebbe molto molto comodo. Se avete una Fire Stick, sì, avete capito bene, una Fire Stick TV di Amazon, potete gestire la vostra smart home anche dalla Fire Stick. Quindi accedere alla vostra Fire Stick, premete il pulsante del microfono sul telecomando e date il comando visualizza pannello della casa intelligente. E voilà! Da qui potete accedere a tutte le funzionalità e potete comandare ogni singolo dispositivo proprio come se stesse facendo la stessa cosa da uno smartphone o dal vostro computer. Devo dire che attraverso dei video su TikTok ho scoperto questa cosa, né ve ne ho voluto parlare. Quindi diciamo che al di fuori di come sappiamo già gestire la nostra smart home, ho trovato anche questo qua molto utile e funzionale. Io che di Fire Stick in casa ne ho due, quindi posso gestire la mia smart home direttamente dalle Fire Stick comodamente e andare a comandare le luci,
le prese, lampada da scrivania e posso anche visualizzare tutte le telecamere che tengo in casa, oltre che a visualizzarle attraverso la mia voce sull'Echo Show, vederle così come si faceva già prima direttamente sulla Fire Stick, ma da qui possiamo accedere a tutti i dispositivi. Quindi ragazzi, se anche voi avete una Fire Stick TV, beh, questa funzionalità vi tornerà veramente molto molto utile. Quindi potete comandare tutto, vedere telecamere, nel caso avreste un DVR collegato ad essa potete vedere anche quello, insomma gestire gran parte della vostra smart home, oltre che a gestirla dai dispositivi sia in casa e sia da remoto quando siete fuori casa. Ma io credo che questa qui in questi giorni è stata la ciliegina sulla torta. Quindi se l'avete, dategli comando e potete gestire la vostra smart home. Nulla di che, è stato un video così piccolo, volevo farlo, dovevo tirar fuori qualcosa per qualche video e ho voluto dirvi questa cosa qui. Poi in futuro ho ancora in mente qualche altra cosa per la mia smart home, di installare qualche altro dispositivo e magari quando avrò finito queste cosette qua vi parlerò e vi farò vedere un po', vi farò un tour della mia smart home e tutti i dispositivi che tengo installati, come li tengo predisposti e come diciamo alla fine è venuta la mia smart home, la mia mitico home. Quindi ragazzi, beh dai, ve l'ho detto, volevo tirare fuori questo video, stavo lì così senza far nulla, ho detto vabbè facciamolo e vediamo un po' che ne esce fuori. Quindi se avete la Fire Stick, dategli comando e potete comandare ovvero gestire la vostra smart home da Fire Stick TV. Allora fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, se questo video vi fosse piaciuto, se conoscevate già questa funzione della Fire Stick. Insomma ragazzi, ditemi la vostra qua in basso nei commenti e ditemi un po' come gestite la vostra smart home. Oltre a questo, se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, per voi è gratis ma per me è un grande grande aiuto, ok? Quindi dopo esservi iscritti attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video, sarete sempre informati sui prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutate molto il canale. Ma mi trovate anche su Instagram @mythicosnake, ve lo ricorda l'animazione, e noi ci vediamo sempre qui con un prossimo video sul mio canale YouTube. Ciao!